buonasera a tutti, a tutte le autorità, al signor sindaco, le autorità, a Don Pasquale, ai nostri sacerdoti qui presenti, cari amici, grazie per essere qui presenti, a Walter, ad assessore, a tutti quanti, tutte le autorità, comandante, e poi sono contento e sono grato di questo momento che viviamo insieme. E Walter ha ricordato questo episodio con mio papà. Io avevo una bicicletta e andavo correndo per Carbonara, per le varie strade, e però c'era un limite, l'ultimo limite, 8 anni, e che andando da dopo Carbonara, Celi, Valenzano, si andava da Delfi a Canneto, però c'era il bivio. Oltre il bivio mi diceva mio padre: non puoi andare, perché erano 4 chilometri fin lì, poi bisognava tornare indietro. Però ad Adelfia c'avevo lo zio sacerdote. Allora mio padre dice: no, devi andare fin lì, poi torna indietro. Io, normalmente obbediente, però poi ho sentito l'audacia di oltrepassare il limite. Allora vado e poi arrivo da mio zio e dice: ma Filippo, tuo figlio sta qui, come? Allora, sono venuto a prendere, poi sono tornato a casa. Allora gli ho detto: no, tu hai disubbedito. E allora tolta la ruota davanti della bicicletta, terribile, la ruota davanti della bicicletta, e proprio per un ragazzino era la fine del mondo, proprio per dire che le... Allora, e per un mese starai senza ruota davanti. Allora vado da mia madre e dice: no, ma di a papà che non lo faccio più. Cioè, no, se è detto così è così, al massimo se fai bravo possiamo vedere, ma niente. Dopo una settimana io vado a mio padre e gli dico: papà, che significa melanconico? Ma perché mi fai questa domanda? Non è come sto io senza la ruota davanti della bicicletta. Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto, un'intervista questa sera sulla pubblicazione Consumare la suola delle scarpe, ovvero una, come dire, così fare il punto di una esperienza ultra ventennale, una esperienza fatta sul campo attraverso i popoli. Certo, è un'esperienza fatta proprio andando in missione in Brasile, a Rio de Janeiro, poi nella diocesi di Petropolis, dove sono stato vescovo, e poi tornando a Taranto. Consumare la suola delle scarpe è proprio il segno della Chiesa che Papa Francesco chiama Chiesa in uscita. E qui, se dobbiamo uscire, dobbiamo consumare la suola delle scarpe. Ma poi corrisponde al primo impeto missionario della Chiesa di venire incontro alle persone, di stare con la gente, di condividere i drammi, di condividere le difficoltà e soprattutto di aprire la porta alla speranza. Lei ha vissuto l'esperienza del Brasile, del Sud America e oggi l'esperienza di Taranto. Per carità, sono realtà diverse, ma questo carattere latino è presente voi in Brasile, voi qui da noi, e purtroppo Taranto ora ha i suoi drammi ambientali e occupazionali. Una terra sofferente che pure ha molto da esprimere in termini di intelligenze, in termini appunto di risorse naturali ed umane. Una Taranto che deve uscire dal guscio. Sì, è proprio così. C'è un'analogia tra le immense risorse che ha il continente latinoamericano, il Brasile nel continente americano, una terra meravigliosa, splendida, ma con potenzialità enormi, un popolo bello, un popolo vivace, grandi sperequazioni, difficoltà, i ricchissimi e i poverissimi. E poi qui a Taranto i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Proprio così. E poi qui a Taranto un'altra situazione che mi ha molto colpito. Io dal mio ingresso in città è stato un momento bellissimo, un momento di incontro. Arrivò per mare. Arrivai per mare, chiesi: ma come devo, mi chiesero, ma come vuole rientrare? Io domandai: il San Cataldo come è arrivato? Dal mare, allora anch'io. Quindi dal mare siamo arrivati.
E poi ho fatto vari incontri, subito i primi incontri sono stati con l'ospedale Santissima Annunziata, l'ospedale Nord, e poi dopo il carcere, poi di qui e poi di là, e poi tutta la vicenda della contaminazione ambientale. Insomma, non ci facciamo mancare nulla, e in questa battaglia, in questa lotta, siamo qui per sostenere la speranza della gente, venire incontro ai bisogni e dare l'annuncio del Signore come impegno anche sociale e civile. Per concludere, l'esperienza di questo libro intervista, un memorandum quasi. Un memorandum nel senso di ripigliare una storia vissuta sempre col cuore, innanzitutto non programmata da me, perché non avevo deciso io di andare in missione, sono stato invitato ad andare sacerdote, ad aiutare una terra che ha pochi sacerdoti, e poi ho sempre seguito l'invito di un altro, l'invito del Signore, e soprattutto un segreto particolare, che è quello di voler bene alla gente che incontro. Ad maiora e ad meliora semper. Grazie semper, grazie. Questa sera noi siamo veramente onorati di poter ospitare Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro. Sappiamo tutto l'impegno che lui ha messo in questi suoi 25 anni di episcopato, e letteralmente, come è il titolo del suo libro, ha consumato la suola delle scarpe, di tante scarpe, perché sappiamo che lui nei suoi 25 anni è stato tanti anni in Brasile, laddove letteralmente si soffre veramente tanto, e lui incarna quello che è il principio della Chiesa in pieno, cioè stare vicino ai più deboli, a coloro che soffrono. E quindi lo ringrazio per essere qui questa sera a nome di tutta la comunità di Leporano. Grazie Sua Eccellenza. Grazie Sua Eccellenza. Va bene, l'assessore. Eccoci ora in compagnia del sindaco di Leporano, il dottor Vincenzo Damiano, e ho al mio fianco anche l'assessore, la dottoressa Yolanda Lotta, assessore alla cultura, allo spettacolo e al turismo del comune di Leporano. Sindaco, la presentazione, la discussione, l'intervista appunto su questo libro, Consumare la suola delle scarpe, è un momento certamente culturale, ma è un momento educativo, di crescita, formativo. Sicuramente un evento di crescita, un evento formativo, come hai detto Luigi, e noi questa sera siamo onorati di poter ospitare qui in questa cornice splendida del Castello Muscettola la Monsignor Filippo Santoro. Come tu hai detto, consumare la suola delle scarpe è quello che, diciamo, sporcarsi le mani, vivere. Le mani, vivere è, diciamo, quello che la Chiesa fa, e Monsignor Filippo Santoro, con la sua storia di 25 anni di episcopato, con un lungo periodo vissuto in Brasile, dove ha svolto la funzione di vescovo, effettivamente ha consumato la suola delle scarpe, proprio perché lui è molto vicino alla gente, so che riceve tanta gente e soprattutto è vicino ai deboli, a coloro che soffrono, e questo è un principio fondamentale per la Chiesa, e noi siamo contenti che lui possa essere qui con noi questa sera. Monsignor Filippo Santoro, sapete tutti, incarna quello che è il principio che la Chiesa non deve essere qualcosa di statico, di sedentario. La Chiesa deve essere più chiusa, diciamo, in quella turris eburnea, ma dialogante. Chiusa in se stessa, ma vicino a chi soffre, e sicuramente Monsignor Filippo Santoro incarna tutto questo. Non voglio togliere tempo, ma l'amministrazione comunale ha voluto proprio considerare questa opportunità di donare alla nostra comunità un cartellone estivo. Ci sono 40 appuntamenti che si svolgeranno all'interno del castello, non solo, che accoglieranno gente che arriva da ogni parte d'Italia, dove vengono a trascorrere le proprie vacanze. Per quanto riguarda questa serata, siamo onorati di avere qui il nostro Monsignore Filippo Santoro. Dicevo prima nell'intervista che mi lega particolarmente la presenza di Monsignore, perché ha fatto quell'esperienza di vescovo in Brasile, dove ha consumato la suola delle scarpe. Siccome io sono stata in quei posti, dove ho preso due gioielli che porto sempre nel mio cuore, e ne sono veramente grata per quello che tutto quello che ha fatto nel suo cammino episcopale. Grazie. Grazie, grazie assessore. Grazie. L'assessore dottoressa Yolanda Lotta, il Castello Muscettola.
Bertola che ospita spettacolo, ma eventi culturali di assoluto rilievo come l'intervista appunto rispetto alla pubblicazione di questo libro Consumare la suola delle scarpe, una realtà che l'amministrazione comunale l'amministrazione comunale ha voluto dare lustro. Sì, l'amministrazione comunale ha voluto proprio considerare questa opportunità quando abbiamo avuto la proposta da parte dell'arcivescovo di poter presentare questo libro. Noi l'abbiamo subito accolto perché siamo una cittadina che accoglie, ma soprattutto perché noi siamo vicini anche a Monsignor Filippo Santoro. Io personalmente posso dire che Consumare la suola delle scarpe mi ci rivedo molto, perché l'esperienza del Brasile dell'arcivescovo lo sento. Tocca proprio personalmente. Mi tocca personalmente perché io ho vissuto anche io, ho preso due gioielli da quelle parti. In adozione, allora so il lavoro che ha fatto il nostro arcivescovo e per questo ne sono grata. Saluto le stimate autorità che hanno accolto il nostro invito nel ricco calendario estivo leporanese. È stata inserita questa bellissima serata e non poteva mancare per una eccellenza come il testo che è stato editato in occasione dei 25 anni di episcopato di Monsignor Arcivescovo, che saluto a nome mio e di tutti i confratelli qui presenti ovviamente, per il dono della sua presenza in mezzo a noi. Monsignor Santoro è una persona da noi tutti conosciuta perché è presente sul territorio non solo come pastore ma anche come uomo veramente impegnato, ecco, a tutela del territorio, in maniera particolare del lavoro. È un libro che, come ricordato il direttore carissimo Walter Baldacconi, nasce dalla esperienza sul campo, ecco, dell'arcivescovo, il quale da giovane sacerdote fa la scelta, ecco, di essere in Brasile, una terra che apparentemente può sembrare molto lontana, distante, no? Come tradizione, come cultura dalla nostra, ma in realtà che si è ritrovata invece tanto vicina anche alle nostre problematiche. Ed è proprio quella ricchezza che Monsignor Arcivescovo ha conseguito, in qualche modo ha perseguito lì in quella terra di missione, che gli ha reso poi possibile un approccio per una terra piuttosto complicata e difficile come il nostro polo ionico, una terra meravigliosa con tante grandi potenzialità ma anche con tante piaghe purtroppo non presenti sul territorio. E l'arcivescovo ha puntato su alcuni punti particolari nel suo ministero episcopale qui nella nostra diocesi. Innanzitutto un'attenzione al mondo giovanile, con la consapevolezza che i giovani rappresentano il futuro, la svolta della nostra società, e quindi è a loro che egli rivolge, ecco, il suo ministero. Monsignor Pasquale Morelli, parroco della parrocchia Maria Santissima Immacolata di Leporano, beh, questa augusta presenza dell'arcivescovo. Fare il punto di un cammino di vita, di un cammino pastorale, di un cammino educativo per la comunità, anzi per le comunità. Abbiamo la fortuna questa sera e la gioia di avere la presenza del nostro pastore Monsignor Santoro, arcivescovo di Taranto, il quale è qui presente per la presentazione del libro che è stato fatto in occasione del 25° anniversario della sua consacrazione episcopale. Una ricchezza per la nostra comunità, in quanto in questo libro si sintetizzano gli anni della missione, dell'attività pastorale del vescovo in due terre apparentemente lontane tra loro, ma analoghe per alcuni aspetti, infatti molto vicine invece per tante problematiche, perché il Brasile è una terra giovane, come si suol dire, però con tante problematiche interne, dove il vescovo ha saputo dare delle risposte importanti, soprattutto, no, schierandosi a favore degli ultimi, dei poveri, dei diseredati.
e qui a Taranto, arrivando 10 anni fa circa, il Vescovo ha trovato una situazione molto difficile. L'impegno che ha profuso e ha maggior ragione nei confronti della tutela del lavoro, ma anche dell'ambiente svenduto, come sappiamo, nella provincia ionica. E quindi questo libro è veramente la raffigurazione di una presenza importante sul nostro territorio, che è stata voce di chi non ha voce. Per questo lo ringraziamo il Vescovo, e siamo anche persuasi che un messaggio, ecco, di speranza che viene lasciato, no, alla nostra comunità ionica, soprattutto un messaggio lanciato ai giovani che saranno il futuro di questa comunità per le scelte che devono compiere. E sarà un momento fondamentale, importante per Leporano, ma per tutta la provincia ionica di Taranto. L'importanza anche di un intervento dei genitori, di alcune regole da usare. Un'altra volta qui ero già seminarista, però era quel tempo di seminario in cui prima si andava con la talare, anche i seminaristi andavano con la talare, poi a un certo punto si andava col clergyman, col colletto, eccetera, eccetera. Una volta io sono sceso da casa per andare con i ragazzi della Congregazione Cattolica che stavano lì con me e mi sono tolto il collarino. Alfa mio padre, Filippo, che cos'è questa crisi? Che cos'è questa crisi? Che crisi? Non c'è nessuna crisi, che ora non si usa. E allora, per dire che al momento opportuno è importante la funzione dei genitori che ti dà la dritta. Antonella Falcioni, presidente della Proloco di Leporano, la partecipazione morale e come presidio tra virgolette della Proloco qui al Castello Muscettola in occasione della presentazione del libro Consumare la suola delle scarpe, libro intervista a Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro. C'è tanto da imparare, molte volte certe esperienze di vita sono davvero un esempio per tutti. Sicuramente per noi è davvero un orgoglio questa sera essere qui a presenziare per la presentazione di questo libro, in quanto come presidio del libro di Leporano, laddove c'è la presentazione di un libro non possiamo che essere presenti, considerando che il castello si avvierà all'apertura di una biblioteca grazie a un finanziamento regionale, per cui tutte le iniziative che riguarderanno le presentazioni per noi non possono che essere di orgoglio. Poi avere stasera è proprio una giornata particolare. Monsignor Santoro, e per noi averlo qui è veramente, siamo emozionati e orgogliosi di porgergli delle domande, di intervistarlo, e quindi siamo felicissimi di questa serata e poi felicissimi anche della grande partecipazione della popolazione leporanese. Il capitano Mauro Nuzzo, comandante della seconda compagnia della Guardia di Finanza, in rappresentanza appunto della Guardia di Finanza, una doverosa presenza in omaggio al nostro arcivescovo, che ha percorso tanta strada anche come dire, nell'altro continente, dall'altra parte dell'oceano. È un momento così per fare esperienza, per sentire dalla sua viva voce certe esperienze che poi magari viviamo tutti i giorni. Sì, è un'occasione per onorare effettivamente anche il percorso dell'arcivescovo, che dal Brasile al continente europeo comunque ha vissuto e ha sicuramente percorso delle strade diverse, con delle esperienze sicuramente importanti che
alla cultura, noi sicuramente portano qualcosa di nuovo anche a noi, quindi da questo punto di vista ascoltare gli elementi e la vita il percorso dell'arcivescovo in qualche modo ci porta sicuramente... È un arricchimento per tutti, quindi è giusto esserci. Poi venendo adesso alla domanda di Walter, erano proprio gli anni, io ho cominciato ad insegnare il 73, 74, 75, soprattutto gli anni forti, c'erano i decreti delegati delle scuole, era un clima vivacissimo. Allora la cosa più interessante in un momento di confusione era quello di trovare le maniere per poter dialogare con la gente. E allora ho cominciato a fare religione partendo dalle canzoni di Giorgio Gaber. Il professore di primo, o uno veniva e leggeva il giornale e non faceva niente, o un altro pigliava la Bibbia e leggeva, eccetera, eccetera. Tu, così, dico, ma mi interessa? Sì, come no, far finta di essere sani. Un recital che io avevo visto a Milano quando ho fatto la cattolica, ero stato a vederlo, quindi sapevo benissimo che cos'è. E allora far finta di essere sani. E illudersi di essere sani, correre di qua, correre di là senza meta, e il dramma ce lo portiamo appresso. E allora così è cominciato un dialogo durante le ore, quando non si faceva lezione, facevamo i gruppi di studio in cui la presenza dell'insegnante di religione era una presenza d'obbligo. Mino Borracino, consigliere del Presidente della Regione Puglia per il Piano Taranto. Borracino, la sua presenza qui, sappiamo il suo ideale, la sua ideologia di difesa degli ultimi, come giusto che sia. Beh, Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro traccerà questa sera proprio un excursus sul percorso di vita, oltre che episcopale, del suo ruolo. Io esordirei dicendo che questa presentazione del suo libro questa sera fa un augurio ad un successo importante che la città di Taranto e il mondo del lavoro ha avuto in queste ore, vale a dire il reintegro del tecnico Cristello, Riccardo Cristello, licenziato dall'ILVA per un commento su un social, che il Tribunale di Taranto ha reintegrato. Non poteva non essere così, perché era assurda una cosa del genere. Una grande vittoria, e tra le altre cose Sua Eccellenza il Vescovo di Taranto ha sempre nei suoi documenti, nei suoi interventi, fatto sempre spazio alle ragioni della vita e alle ragioni del lavoro rispetto al profitto generalizzato di questa società. Consigliere, proprio il riferimento alla tutela della dignità del lavoratore in quanto uomo innanzitutto. Esattamente, fuori dal concetto del profitto di un sistema economico che invece prevede esclusivamente appunto il guadagno rispetto alle ragioni della salute e del lavoro. E Taranto è un emblema importante di questa continua sfida esattamente, che c'è tra le ragioni da una parte e invece quello che avviene con il profitto esasperato di un mondo finanziario senza scrupoli, che non guarda in faccia il cuore che batte di un lavoratore e della sua famiglia.